Nell'ambito di un'articolata attività di indagine intrapresa da personale della Polizia Locale del Comando di Capaccio Pestum, a seguito di controllo capillare del territorio, i caschi bianchi diretti dal Maggiore Natale Caro Tenuto e Capitano Sofia Strafele dal Sottotenente Saviano Clelia intervenivano con risolutezza smantellando un'immensa piantagione di cannabis con annesso sistema di irrigazione sita in un fondo rustico all'interno di impianti serricoli in località Cerro. Ci siamo recati dopo le attività di consuetudine, appostamenti, eccetera, con i colleghi qua presenti per dare seguito a questa operazione. In località Cerro, in un punto agricolo con destinazione serricola, abbiamo rinvenuto la bellezza di 3.100 piante di cannabis, di cui 450 circa erano già essiccate, come potete vedere, e altre 500 circa, 600 erano già pronte con l'infiorescenza per essere rese essiccate anche queste. La brillante operazione portata a termine con successo dagli uomini e donne della Polizia Locale di Capaccio Pestum consentiva di sequestrare oltre 2.615 piante sia di alto fusto che piccole costituite da foglie ed infiorescenze, nonché altri 455 arbusti in essiccazione costituiti da fogli ed infiorescenze vegetali di marijuana, già pronte per l'imbustamento ed immissione sul mercato illegale dello spaccio. Un bel colpo per la Polizia Locale di Capaccio, che ha dato un segnale forte, un giro di vite diretto al mondo dello spaccio e al sottobosco che lo compone. Quanto accaduto è indiscutibile, riprova del valore aggiunto rappresentato dalla polizia locale nel monitoraggio e nell'intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale di piccola e grande criminalità. Nient'altro, purtroppo si è dovuto procedere velocemente perché altrimenti poteva essere occultata e messa sul mercato questa Jessica, e in effetti il proprietario e l'affittuario sono stati irreperibili. Ci siamo avvalsi della collaborazione dei carabinieri di Scafati, perché un soggetto è di Scafati. Presumibilmente il valore della merce che abbiamo sequestrato, della marijuana, si gira intorno al 1 milione di euro. Non sarà la prima questa, anzi questa è la prima di una lunga serie di attività, perché la polizia locale di Capaccio fa anche questo, sì. E quindi è una grande soddisfazione per tutto il corpo della Polizia Municipale, quindi per il comandante, per il comandante Strafella, nonché per gli agenti che hanno collaborato da più giorni, sia in ambiti civili e non solo, per appostare, per cercare di individuare se ci fossero state delle vedette, qualcuno che potesse controllare. Quindi è stata un'attività monitorata, fatta in sinergia tra noi colleghi, in maniera molto riservata, perché determinate cose poi vanno anche fatte in un certo modo. Quindi è una grandissima soddisfazione sicuramente per noi, e questo ci spinge a fare sempre meglio e a continuare anche sotto questo aspetto, che è quello dell'immissione sul mercato delle sostanze stupefacenti. E Capaccio dà anche questo segnale, la polizia locale di Capaccio dà questo segnale a Capaccio, noi ci siamo anche per questo. Sì. Un applauso a tutti gli agenti e gli ufficiali del Comando Polizia Municipale di Capaccio Pestum. Hanno fatto un lavoro eccezionale, se non altrimenti stasera non stavamo qua. Un grazie di cuore.